Ciao a tutti amici Tecnoandroid, questo tutorial è dedicato essenzialmente a chi come me spesso si ritrova alla casella email con 14.522 email da leggere e non sa spiegarsi il perché. Ovviamente prima ero ironica, però la realtà è quella. Molto spesso ci ritroviamo una quantità di email provenienti da newsletter X ed Y che neanche sapevamo di aver sottoscritto. Ho conosciuto il sistema di cleanfox.io qualche mese fa, avevo letto qualche articolo in merito, però un po' per pigrizia, un po' per mancanza di tempo non l'avevo mai provato. Stamattina mi esce una sponsorizzazione su Instagram e ho deciso di testarlo, ho deciso di vedere un po' come funzionava. Praticamente cleanfox.io dà la possibilità di andare a rilevare tutti i servizi di newsletter ai quali siamo iscritti e con un solo clic disabbonarci, oppure se ci interessano li possiamo lasciare attivi ma cancellare le email tanto vecchie che tanto non apriremmo mai. Un sistema che inoltre, dopo aver fatto tutti i controlli, ci dà la possibilità di vedere con quale frequenza apriamo le newsletter provenienti da quei siti web, da quei provider, ci dà la possibilità solo dopo di decidere. Io ero un po' scettica stamattina perché effettivamente per provarlo era necessario dare gli accessi, o comunque non gli accessi in termini di password, ma l'autorizzazione ad operare sul nostro account email. Poi ho fatto due conti, uno ho visto un po' di recensioni su internet e molti utenti l'hanno utilizzato senza avere problemi, due effettivamente questo tipo di accesso viene spesso dato senza che neanche ce ne rendiamo conto, tre subito dopo aver fatto la pulizia non ci vuole molto ad andare a revocare il permesso e così ho fatto. I provider di mail compatibili sono diversi, non solo Gmail, potete fare una prova direttamente sul sito, inserite il vostro indirizzo email e potrete ottenere una risposta sulla fattibilità dell'utilizzo del servizio sulla vostra email. È un servizio totalmente gratuito, però non è esente da pubblicità, qualcosina ve la ritroverete mentre sta facendo l'analisi delle vostre email, chiaramente non nella casella email ma nella schermata di analisi. Ovviamente come ogni servizio gratuito qualcosina la ritroverete, basterà ignorarlo e continuare a fare pulizie. Personalmente a me è tornato utile il servizio perché sono molto attenta quando si tratta di dare consensi alla privacy, però poi mi iscrivo a newsletter senza neanche rendermene conto. Mi è servito per fare un po' di pulizia, spero che questo servizio possa essere utile anche a voi. Vi ringrazio come al solito per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!